Oggi analizzeremo un'altra interessante lettura legata a questo tema della diversità tra le culture, questo tema molto importante di educazione civica che a partire dalla nascita della modernità, ovvero dalla scoperta dell'America del 1492, giunge fino ai giorni nostri mettendo in evidenza come il rapporto fra le diverse culture abbia caratterizzato da sempre la storia degli uomini e quindi la difficoltà di integrazione, di accettazione dell'altro. Come vediamo il titolo della nostra lettura è Noi e gli altri, il trauma della scoperta, la scoperta di qualcosa di diverso che è sempre comunque un trauma da entrambi i punti di vista. E allora analizziamo nello specifico che cosa ha significato l'incontro tra la cultura europea di Colombo che giunge nelle Americhe e questi uomini che vivevano da secoli, da millenni nella loro civiltà. Anzitutto un'alterità imprevista, leggiamo, sconosciuta. La lettura si apre con le parole dello, stu dello studioso Todorov che parla proprio del problema dell'altro, la conquista dell'America, dell quindi più che scoperta, e il problema dell'altro. Vedete, la scoperta dell'America, dice Todorov, o meglio, degli americani, è l'incontro più straordinario della nostra storia. Non solo perché si trattò di un incontro estremo ed esemplare, la scoperta dell'America costituisce un fatto essenziale. Insieme a questo valore paradigmatico, essa ne possiede un altro, direttamente causale. La storia del globo è fatta di conquiste, sconfitte, colonizzazioni, scoperte dell'altro, ma è proprio la conquista dell'America che annuncia e fonda la nostra attuale identità. Vedete, noi studiamo la storia, studiamo gli eventi del passato per capire su che cosa si fondi la nostra civiltà e quello che noi siamo oggi. Anche se ogni data con la quale si cerchi di separare due epoche è arbitraria, nessuna è più adatta a contrassegnare l'inizio dell'era moderna del 1492, l'anno in cui Colombo attraversa l'Atlantico. Siamo tutti discendenti diretti di Colombo, perché? Perché lo diciamo fin da ora, lo... L'incontro dell'Europa con l'America è alla base del modo in cui poi è cambiata la nostra civiltà anche per noi europei. Con lui ha inizio la nostra genealogia, nella misura in cui la parola inizio ha un senso. Così lo studioso francese di origini russe Todorov, autore di uno degli studi più celebri, introduce il lettore al tema dell'incontro con l'altro. Quindi la data del 1492 è uno spartiacque che segna l'inizio di una nuova concezione del mondo da parte della cultura occidentale. E questo varrà tanto per gli europei scopritori di un continente ignoto, quanto per i nativi, insediati da millenni in quel continente e costretti loro malgrado a fare conoscenza con gli europei. Entrambi si troveranno di fronte a un'alterità imprevista, quindi questo titolo, l'alterità imprevista è reciproco, che si tradurrà in un rapporto asimmetrico che prevede vincitori e vinti. Già sappiamo che i vincitori saranno gli europei, un confronto dove gli europei eserciteranno un potere schiacciante. Pur vantando enormi città, costruzioni imponenti, istituzioni complesse, quelle civiltà secolari furono spazzate via nel giro di pochi anni. Anche l'uso del termine scoperta denuncia una visione unilaterale fondata esclusivamente sul punto di vista occidentale. Come se la storia del continente americano cominciasse dal momento in cui vi approda Colombo, che cosa che non è ovviamente. Di tutte le culture con cui gli europei erano entrati in contatto, quelle americane furono percepite come irriducibilmente diverse. Quindi dobbiamo già fare un confronto tra quel rapporto tra Europa e Asia, che era comunque di diversità ma conciliabile, e invece l'irriducibile diversità con le culture precolombiane, così chiamate in realtà, che è un termine anch'esso agghiacciante perché ci dimostra come quelle culture esistano solo prima di Colombo e dopo non esisteranno più e l'insistenza su elementi come la nudità il cannibalismo i sacrifici umani avrebbe contribuito a costruire intorno a quella diversità l'immagine di un'umanità bestiale e indegna di esistere vediamo questa frase i concetti chiave diversità viene identificata con bestialità o eh, diciamo animalità e tuttavia anche gli spagnoli sembrarono agli aztechi e subito dopo agli inca irriducibilmente diversi e quindi questo discorso dell'estraneità della diversità che poi ha comportato un rifiuto dell'altro nella storia vediamo il punto di vista degli europei Colombo di fronte alla scoperta dell'altro. Il primo sentimento, leggiamo qui, è quello di stupore e meraviglia. Tutto è così diverso dall'Europa: il paesaggio, la natura lussureggiante, piena di piante sconosciute, ma soprattutto gli uomini che vanno ignudi come le madri li hanno partoriti. Quindi, già la nudità viene percepita come elemento molto. Mm, di diversità, ma che colpisce, cioè molto irriducibile alla cultura europea. Gli indigeni gli sembrano sprovvisti di legge e di religione perché non vede templi, statue o segni esteriori e quindi conclude che sono esseri che vivono allo stato di natura. Come fossero animali, appunto, mancanza di abbigliamento e di religione, scarso attaccamento ai beni materiali come oro e ricchezze. Anche questo è motivo di stupore per Cristoforo Colombo e gli spagnoli che erano con lui. Tutto quello che possiedono essi lo danno per qualsiasi cosa sia offerta loro. Quindi già l'idea di un popolo che abbia una mentalità che non sia legata alla ricchezza e alla materialità. Per loro è qualcosa di impensabile. Allo stupore però subentra rapidamente un sentimento diverso. Ecco, già il secondo giorno Colombo registra che si tratta di uomini creduli, diligenti e quindi che cosa fa? Prospetta Colombo ai sovrani di Spagna, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, di condurli tutti in Castiglia oppure di farli schiavi. E quindi si inizia a parlare tra gli europei di inferiorità e incivilimento. Sono due termini che vediamo qui fissati, tra virgolette, perché inferiorità, perché cioè la cultura degli europei occidentale si basa proprio su un criterio di superiorità e inferiorità, cioè rapporti tra i popoli per i quali si tratta sempre di stabilire che la diversità poi comporta superiorità o inferiorità e incivilimento, cioè dal momento che questi nuovi popoli non hanno la civiltà, è nostro dovere quello di portarla a loro. La conversione delle nuove popolazioni al cristianesimo sarà in effetti uno dei cardini essenziali dell'opera di conquista. Già Colombo distingue gli indigeni docili e inclini a farsi catechizzare da quelli idolatri e cannibali. Quindi l'idolatria che era considerata quasi una forma estrema di eresia, l'adorazione di idoli, di cose, diciamo, eh, eretiche, cioè di, di oggetti, di, di animali. E cannibali, introducendo così una differenziazione importante in virtù della quale ogni forma di resistenza all'assimilazione o all'attaccamento alla propria cultura da parte degli indigeni, verrà, porterà a eh, questi uomini ad essere equiparati a bestie o a esseri privi di razionalità, fornendo il presupposto ideologico all'asservimento. Quindi nel momento in cui gli europei stabiliscono che questi uomini non vogliono abbandonare la loro mentalità sbagliata, allora devono essere asserviti, strappati alla loro condizione disumana, possono essere, io credo, i migliori schiavi del mondo. In quanto idolatri dediti al cannibalismo e ai sacrifici umani, gli indigeni non possono che essere strumenti del demonio e quindi la loro riduzione in schiavitù appare il giusto castigo di Dio e un segnale della sua volontà. Quindi eh, vedete il modo in cui la, diciamo, la cultura europea, spagnola, giustifica la schiavitù. Dal fatto che si tratta di uomini che non sono privi di civiltà e quindi che devono essere ridotti in schiavitù, qui vediamo varie diciamo, posizioni da parte di eh, eh, personaggi della cultura cristiana, un frate domenicano, che parlano appunto di inferiorità naturale. Anche in base alle caratteristiche somatiche hanno l'osso della testa più grosso, quello dei cristiani, e poi soprattutto il cannibalismo, uno degli argomenti preferiti tra scrittori e polemisti per assegnare a questi nativi americani il titolo di selvaggi e quindi in senso dispregiativo, in senso negativo, selvaggi. Allora vediamo i nomi. Più importanti di questa posizione che considerava gli, diciamo, gli, gli americani, i nativi americani, come degli esseri inferiori. Tra i più convinti sostenitori dell'inferiorità degli indios troviamo l'umanista spagnolo De Sepulveda, storico e filosofo che era stato addirittura precettore dell'infante Filippo, il futuro Filippo II, quindi il figlio di Carlo V, storiografo di Carlo V. Quindi stiamo parlando comunque degli anni 10, 20 e 30 del 1500, in cui noi abbiamo come re di Spagna eh, Carlo V e eh, De Sepulveda era il precettore del figlio di Carlo V, di Filippo. Sepulveda intervenne nel dibattito per dare fondamento teorico alla tesi dell'inferiorità naturale degli indios e giustificare anche teologicamente l'incivilimento. Era stato addirittura allievo del filosofo eh, neoaristotelico Pietro Pomponazzi della scuola di padovana di Padova. E addirittura. Eh, Venivano mh, definiti degli homunculi questi uomini, creature solo apparentemente umane. E solo il castigo che gli spagnoli gli stavano infliggendo poteva salvarle e avviarle sulla strada della redenzione. Quindi la riduzione in schiavitù, eh, l'asservimento erano delle forme di salvezza, cioè come salvare questi uomini dalla, eh, diciamo dalla perdizione, dalla distanza da Dio, dalla vera fede. Due modelli di evangelizzazione, quindi l'incivilimento eh, che avevamo letto prima, che viene portato nelle Americhe, eh, assume due forme diverse, entrambe legate alla conversione al cristianesimo. Il tema dell'evangelizzazione ha un ruolo decisivo non solo all'interno del dibattito degli europei, ma anche nelle modalità della colonizzazione. Quindi, da una parte, il modello della conversione forzata, l'uso del cattolicesimo come supporto ideologico e giustificazione morale alla conquista. Quindi, diciamo, un'evangelizzazione, diremmo oggi, tra virgolette, brutale. Subentrerà progressivamente però, quindi agli inizi c'è questa evangelizzazione che era una conversione obbligata, diciamo. E, dopodiché ce ne sarà una completamente diversa, portata avanti soprattutto dai missionari. Ricordiamo il ruolo dei gesuiti, che è stato importantissimo nell'evangelizzazione, diciamo, nell ma anche nel, mm, nel favorire anche delle forme di collaborazione di eh, la nascita delle missioni e quindi fondata sul tentativo di riconoscere e riscattare queste culture indigene, quindi più che di condanna, tentativo di aiuto, di cui si cercarono di comprendere e salvaguardare tradizioni, lingue e identità. Questo duplice aspetto dell'azione della Chiesa si riscontra anche nel contemporaneo dibattito teologico, nel cui ambito si venne affermando un'altra posizione. Quindi la posizione più estrema è quella appunto che abbiamo visto de sepulveda, gli indios come omunculi, che devono essere eh, asserviti per salvarli dalla perdizione. Invece qui abbiamo una posizione che assolveva gli indios dalla colpa di non essere cristiani. Anche se pagane in stato di barbarie, quelle popolazioni risiedevano legittimamente sulle loro, loro terre. Nell'essere pagani poteva essere attribuito a loro colpa, poiché non avevano ricevuto la rivelazione. Quindi venivano discolpati dal non essere cristiani. Si faceva così strada una posizione critica nei confronti dell'operato dei conquistatori, che avrebbe avuto appunto espressione nella figura dell'altro grande intellettuale spagnolo, il domenicano Bartolomé de las Casas. La sua battaglia contro lo sterminio degli indios sarebbe culminata poi, appunto, in questa brevissima relazione sulla distruzione. Delle Indie, un testo che ebbe molto successo, quindi una nuova coscienza critica nacque. Per cui abbiamo anche lo sviluppo da parte della cultura filosofica europea del Cinquecento di una nuova coscienza critica. Quindi l'incontro con l'alterità radicale degli Indios faceva prendere atto di questa diversità, mostrando come le categorie di organizzazione e interpretazione della realtà relative all'esperienza europea non avessero valore universale, quindi anche partire dal punto di vista che non esiste un'idea oggettiva e il resto è sbagliato, ma anche il fatto che il punto di vista europeo avesse un valore parziale e relativo. Con il procedere della colonizzazione, accanto all'idea della superiorità europea, si assiste ad una coscienza che ammette la pluralità delle culture. Ecco, quindi si inizia a passare dall'idea dell'unicità della cultura ad una pluralità. Dopo Bartolomé de las Casas, che sosteneva che non vi sono nazioni al mondo, per quanto rozze incolte, che non possano elevarsi. Quindi De Las Casas ammette l'inferiorità dal punto di vista civile di questi popoli, ma questo non vuol dire che questa inferiorità debba giustificare lo sterminio o la riduzione in schiavitù, ma la possibilità che possano elevarsi. Ci sarà invece un altro filosofo francese, Michel de Montaigne, che andrà ancora oltre. Andrà oltre perché lui dirà che questi uomini non solo... Non debbono essere resi schiavi, ma non sono nemmeno inferiori, anzi, sono per certi versi superiori agli europei. Compie un ulteriore passo in avanti, vediamo cosa dice: eh, aprendo l'esperienza della differenza culturale ad un possibile approccio relativistico e laico, quindi al di là del discorso cristiano, nei suoi essences, i saggi. Eh, Montaigne non si limita a condannare le azioni dei conquistatori, ma denuncia i pregiudizi con cui gli europei leggono i costumi di questi abitanti dell'America, rovesciando il significato di termini come civiltà e barbarie. Quindi Michel de Montaigne è protagonista di un vero e proprio rovesciamento che avrà poi seguito nel pensiero filosofico anche francese illuminista, lo vedremo tra poco di Rousseau. Possiamo dunque ben chiamarli barbari se li giudichiamo secondo le regole della ragione, così dice Montaigne. Ma non confrontandoli con noi stessi, che li superiamo in ogni sorta di barbarie. La loro guerra: ricordiamo che anche nei popoli diciamo, americani c'era la guerra, ma era nobile e generosa, dice Montaigne. Tra loro, essa non ha altro fondamento che la passione per il valore. Non lottano per la conquista di nuove terre. Perché godono ancora di quell'ubertà, cioè fertilità della terra, prosperità naturale, che li provvede senza lavoro e senza fatica, con tale abbondanza che non hanno interessi a allargare i loro confini, e sono ancora nella felice situazione di desiderare solo quel tanto che le loro necessità naturali richiedono. Tutto quel che va al di là è superfluo per loro. Quindi, è come se Montaigne individuasse in questi popoli chiamati selvaggi una purezza originaria che l'uomo occidentale, che l'uomo europeo ha ormai perduto. E quindi Michel de Montaigne fonda quello che rimarrà famoso nella storia come il mito del buon selvaggio, il Bon sauvage. A partire dalla scoperta delle popolazioni americane si avvia un'indagine sulla condizione naturale dell'uomo. Come dire, l'uomo nello stato di natura si trova in una situazione più felice, più serena rispetto agli uomini europei che sono spinti dall'avidità, dalla caccia alla conquista, al, al territorio, alla ricchezza. Quindi. Eh, vediamo che l'acceso confronto che ne seguì avrà il suo momento culminante nel Settecento, quindi durante l'Illuminismo, con l'esaltazione del mondo primitivo e delle popolazioni selvagge come realtà incorrotte perché non ancora guastate dalla civilizzazione. Questo mito del buon selvaggio verrà poi ripreso da Jean-Jacques Rousseau nel Settecento e eh, proprio riaffermato come mito di quell'uomo che non è ancora contaminato dalla sete di potere, di conquista e quindi da questa um, proprio eh, tensione verso la guerra e la morte del nemico che veramente secondo Montegna era la vera barbarie. Quindi si è rovesciato il discorso. La civiltà è quella degli americani, la barbarie è quella degli europei. Questo era il pensiero di Montaigne che viene appunto eh, riaffermato nel Settecento. Nel cosiddetto mito del buon selvaggio, lo stato di natura diventa oggetto di rimpianto. E quindi è come se in qualche modo si incrociassero lo spazio e il tempo, possiamo dire, no? Cioè nel momento in cui l'europeo giunge in America, fa un viaggio nello spazio che diventa uno, un viaggio nel tempo. Cioè va a riscoprire se stesso nell'epoca, nell'età d'oro del paradiso terrestre cristiano, cioè dell'uomo che non aveva bisogno di fare la guerra per avere i beni della Terra, perché poi il continente americano era talmente ricco di risorse da non rendere necessaria questa guerra per la conquista quindi modello eh, a cui ispirarsi per individuare e correggere le storture della propria civiltà come ha evidenziato anche lo storico italiano Federico Chabot in sofferenza stiamo parlando di uno storico contemporaneo del, del 1900 di certe forme di vita europea soprattutto dei sistemi politici delle guerre continue Guerre fratricide, noi sappiamo che nel Settecento ci sono state molte guerre, le guerre di successione, la guerra dei sette anni. Eccita un certo numero di scrittori a creare il mito dei felici mondi lontani, dove non si conoscono guerre, dove gli uomini naturalmente buoni non sono ancora corrotti dalla vita di corte, dagli intrighi politici, dalla ragione di Stato, dalla auri sacra fames, la maledetta fame dell'oro. Non appetiscono quindi l'altrui e si astengono dalle rapine continue che caratterizzano i cosiddetti civili europei, vedete, tra virgolette. Nasce così il mito del buon selvaggio che continuerà fino al Settecento e culminerà appunto nel Settecento. L'elogio del selvaggio e della sua condizione esistenziale fu la chiave della critica radicale della società europea e delle sue degenerazioni un efficace strumento per scardinare categorie e modi di pensare, dati per acquisiti. Quindi l'incontro con l'altro significa anche messa in discussione di me stesso, mes messa in discussione del tradizionale approccio teologico e universalistico alla storia, per aprire la strada a riconoscere le civiltà extraeuropee, l'ampliamento dell'orizzonte geografico. Le numerosissime relazioni di viaggiatori e di missionari che testimoniavano la varietà dei costumi e delle credenze fecero emergere l'esigenza di comparare le diverse società, sottoporle quindi ad un'analisi scientifica. E allora abbiamo le ambiguità del pensiero laico e scientifico. Quindi siamo arrivati quindi al Settecento e poi Ottocento, quando si svilupperanno le nuove scienze umane, anche legate al positivismo, il tema filosofico dello stato di natura, condizione privilegiata per alcuni come Rousseau, maledetta per altri come, per esempio, Hegel, verrà quindi abbandonato a favore di una prospettiva diversa, quella adottata dalle nuove scienze dell'uomo che avrebbero visto la luce. Tra la fine del Settecento e l'inizio del secolo successivo. L'antropologia, cioè lo studio delle civiltà umane, l'etnologia, lo studio dell'uomo, delle popolazioni del mondo e delle culture umane. Non sempre però le nuove riflessioni si faranno portatrici di una piena attestazione di eguaglianza fra gli uomini, perché proprio alla fine del Settecento. Quando il dibattito sarà più vivace, in una prospettiva più laica, prendono corpo le teorie sulle diverse razze umane descritte nelle differenze fisiche. Quindi vedete, l'illuminismo porta a questa laicizzazione della cultura oltre che della politica, ma fa nascere anche queste nuove scienze, l'antropologia, l'etnologia, che iniziano a parlare di razze diverse. L'illuminista Voltaire, che aveva dato un contributo all'idea di tolleranza, nel confutare le teorie che imputavano a fattori climatici l'origine delle diversità umane, parlerà di una pluralità genetica delle razze. E quindi si inizia a parlare di razze diverse. E poi ci saranno altre teorie, un naturalista francese che invece sosteneva l'unicità della specie umana proprio in base alle condizioni climatiche. Insomma, per asserire l'inferiorità degli indios americani e degli altri popoli colonizzati, ricordiamo che nel Settecento l'Inghilterra aveva anche scoperto l'Australia, non era più necessario scomodare il disegno di Dio bastava fare appello al pensiero laico e scientifico. Quindi questo come a dire che nonostante l'illuminismo possa sembrare un progresso della civiltà umana perché non si attribuisce al discorso religioso la superiorità dell'uomo bianco, questa superiorità viene eh, a, diciamo attribuita in base a studi scientifici e non più. Teologici o religiosi. Ma vediamo adesso il punto di vista degli sconfitti e gli effetti della conquista. È interessante vedere che cosa ha significato per gli americani e per il continente americano questo incontro di culture. La voce dei vinti. Partito dal feroce Cannibale per approdare al buon selvaggio e alle teorie sulla razza, il dibattito sull'altro sarebbe durato ancora a lungo. Sicuramente più degli abitanti delle Antille che furono annientati con rapidità sorprendente. L'incontro con gli europei ebbe infatti un impatto devastante sulle popolazioni americane. Non soltanto in virtù della schiacciante superiorità tecnologica dei primi, ma anche a causa dell'estrema vulnerabilità di quelle popolazioni a germi e batteri di importazione. Vedete? In questo periodo che stiamo vivendo, così delicato dal punto di vista proprio del virus, cioè del discorso epidemiologico che si, si, si sente dire spesso, eh, quanto ebbe importanza proprio l'aspetto eh, chimico, l'aspetto dei batteri nell'incontro e nella distruzione del continente americano, distruzione. Non totale, ma nel, diciamo nel trauma, trauma di questo continente. I primi spagnoli portarono con sé morbi che dilagarono nel nuovo continente. Quindi sappiamo appunto che gran parte degli indios morirono non per le armi da fuoco, ma per le malattie che gli europei portarono. E qui abbiamo testimonianze, appunto, anche da parte di missionari e quindi possiamo. Anche capire un po' la voce dei vinti, dopo la voce dei vincitori, dall'adorazione al disprezzo. La prima reazione degli indigeni, tramandata da Colombo, è di adorazione, cioè, gli spagnoli venivano identificati con creature divine, perché era, era difficile per i nativi americani riconoscere nell'altro la propria umanità. Difficoltà che poi viene risolta ricollocando i nuovi venuti nell'ambito di un universo mitico, integrandoli nella propria realtà. Lo capì benissimo il grande conquistador Hernán Cortés, che davanti ai messicani fece di tutto per far credere a loro che era vero, per avvalorare questa identificazione e sfruttarla a scapito degli avversari. Non ci volle però molto tempo perché gli indigeni capissero con chi avevano a che fare. E allora, dall'adorazione anche loro passarono al disprezzo. Svaniti i presupposti dell'identificazione con gli dei, gli spagnoli furono guardati per ciò che erano, barbari della peggior specie, mossi da cupidigia, crudiltà e pochezza. A causa dell'avidità e della ferocia dei nuovi arrivati, la conquista fu un trauma spaventoso. L'arrivo degli spagnoli, appunto, rappresenta un vero e proprio spartiacque che segna l'inizio di una nuova era. Il mito, questa volta americano, di un'età felice e incorrotta, eh, sembra affiorare nelle parole appunto di un indiano che lo contrappone a un presente tragico. E quindi possiamo dire che questo incontro tra la cultura europea e quella americana possa rappresentare l'inizio di quel fenomeno che noi con, conosciamo bene oggi nel mondo contemporaneo e che chiamiamo globalizzazione, il fenomeno attraverso il quale la cultura europea diventa globale, l'integrazione globale, leggiamolo, l'Europa che esce dai propri confini con la scoperta dell'America, e questo sarà il nostro discorso conclusivo di oggi, l'Europa sarebbe definitivamente uscita dai propri confini per avviare quell'intreccio di scambi e relazioni tra continenti, culture ed ecosistemi, diremo anche questo, che da allora non si è mai fermato. Anche se il termine è entrato nel nostro lessico quotidiano solo a partire dagli anni 90 del XX secolo, la globalizzazione ovvero l'integrazione tra le economie e le culture di tutto il mondo a partire dalla diffusione globale di sistemi e modelli occidentali, è nata dunque secoli addietro, quando l'Europa cominciò a costruire quell'egemonia planetaria che sarebbe durata incontrastata fino al Novecento. Quindi siamo arrivati al punto in cui il nostro discorso eh, Sull'educazione civica, sull'incontro con l'altro, sulla differenti culture, diciamo, confluisce nel discorso della globalizzazione che teoricamente è integrazione tra economie e culture diverse, ma di fatto significa europeizzazione o occidentalizzazione, ovvero eh, imposizione del modello occidentale a tutto il mondo, a tutto il globo. Ecco perché egemonia planetaria, ecco perché globalizzazione. Anzitutto è interessante parlare di imperialismo ecologico europeo. Che cosa si intende con questo termine? Abbiamo già parlato a proposito appunto dell'incontro dell'Europa con il continente americano, non solo umano, ma un incontro appunto biologico potremmo dire. Gli europei modificarono profondamente i territori conquistati, a cominciare dall'assetto demografico. Non solo sterminarono spesso le popolazioni locali, ma si fecero promotori di trasferimenti di massa coatti che alterarono in modo irreversibile l'aspetto umano dei continenti. Si pensi ai milioni di schiavi africani portati nelle Americhe nel corso di due secoli. Insieme agli uomini viaggiavano animali domestici, insetti, piante e parassiti, vermi e batteri e il risultato fu una radicale trasformazione, talvolta completamente involontaria, anche del paesaggio animale e vegetale. Cioè, dobbiamo dire che l'ecosistema americano è stato eh, stravolto dal fatto che gli europei hanno trasferito tutto quello che c'era in Europa in America. Tutto quello che c'era in Europa significava non solo uomini, ma anche piante e, con, e trapiantare le piante in un nuovo continente significa fare degli innesti proprio vegetali nuovi, con nuovi germi, batteri, un ecosistema completamente stravolto, quello americano. I cambiamenti seguiti all'espansione dell'Europa sono stati così profondi da indurre lo storico statunitense Crosby a descrivere lo scambio avvenuto tra vecchio e nuovo mondo nei termini di imperialismo ecologico. È un termine molto significativo, questo che va veramente eh, considerato per indicare... Attraverso un parallelo con la politica di potenza e di conquista su scala mondiale compiuta dagli europei nella seconda metà del XIX secolo, quindi nell'età vittoriana, l'esportazione, oltre che di modelli di vita e di società, anche di malattie, di piante e di animali. Noi sappiamo, ad esempio, che il cavallo non esisteva in America, è stato portato dagli europei in America. Quindi quello che va detto è che questo nuovo mondo di fatto è una sorta di Europa trapiantata, cioè gli europei hanno talmente sfruttato quel nuovo continente come se fosse un territorio loro da trasformarlo in una nuova Europa, tant'è vero che la capitale si chiamerà Nuova York, New York, e quindi hanno portato le, i loro uomini. Hanno portato milioni di schiavi neri dall'Africa, hanno portato eh, animali, piante, malattie, germi, batteri. Quindi l'espressione è efficace, anche se non bisogna dimenticare che ciò che avvenne tra le due realtà fu un grande processo di osmosi. Loro, malgrado, anche gli europei uscirono da questo incontro-scontro tra culture, trasformati perfino nelle semplici abitudini di vita zucchero, tabacco, patate e pomodori sono invece ciò che dall'America è stato poi trapiantato in Europa. Certo, l'egemonia europea si fondò fin dall'inizio sulla convinzione di un'indiscussa superiorità culturale o biologica che poi ha influenzato il nostro modo di pensare e condizionato la percezione di noi stessi, dando origine a quello che oggi possiamo definire un vero e proprio pregiudizio. Sostenuto prima dalla religione, poi dalla scienza, questo pregiudizio è sopravvissuto anche al processo di laicizzazione della mentalità e alla dimostrazione scientifica dell'infondatezza del concetto di razza, continuando a manifestarsi in forme diverse nelle espressioni di razzismo che percorrono la nostra società. Come a dire che nonostante passino i secoli, Permane questo atteggiamento di superiorità del mio, della mia civiltà, su quella degli altri. Concludiamo con i modelli di integrazione e accoglienza oggi. Gli europei hanno contribuito per molti secoli a popolare gli altri continenti, prima come conquistatori, poi anche come semplici migranti, quando in milioni hanno lasciato le proprie case per raggiungere le Americhe e l'Oceania. Ormai da qualche decennio questo flusso però si è invertito e l'Europa si è trasformata da luogo di emigrazione in meta di immigrazione. Molte persone in fuga dalle guerre e dalle persecuzioni scelgono il nostro continente come rifugio, provenienti dalle ex colonie, fondamentalmente britanniche e francesi, e favoriti quindi dalla conoscenza della lingua attirati dal diffuso benessere e dalla stabilità sociale. Quindi si trasforma un po' la storia, no? da europei che appunto sono coloro che vanno nei nuovi continenti, siamo invece a individui, migliaia di individui che da altri continenti giungono in Europa. Nel 2013 gli immigrati in Europa erano circa 30 milioni. E questo ha cambiato le società europee, obbligando i cittadini a confrontarsi di nuovo con realtà diverse. Quindi vediamo come il discorso storico dell'incontro di civiltà diverse diventa un discorso di attualità. Non è più storico. L'incontro tra culture caratterizza il nostro mondo, il mondo in cui viviamo oggi. Il fenomeno è stato affrontato in modi diversi a seconda dei paesi. In alcuni casi si è affermato il modello assimilazionista, ad esempio in Francia, dove il migrante è indotto all'abbandono della cultura di origine, quindi colui che va in Francia viene assimilato al modello francese. In altri ha prevalso quello multiculturalista, che insiste invece sull'espressione delle differenze, come in Gran Bretagna. Altrove si impongono invece approcci più indefiniti e pragmatici, come è il caso del nostro paese, cioè non c'è un modello di riferimento dominante. Tutti i modelli si sono spesso rilevati inadeguati e non sono riusciti a evitare tensioni ed episodi di ribellione, ma sono comunque espressione della ricerca attiva di forme di inclusione. Le diverse politiche di integrazione si sono accompagnate però anche alla risorgenza di forme di xenofobia, xenos no, dal greco, lo straniero, fobia, la paura dello straniero, e di razzismo, che hanno assunto necessariamente caratteri nuovi. Non potendo fare appello esclusivamente alla superiorità razziale o un'esplicita individuazione dell'altro come nemico, hanno insistito sulla necessità di preservare l'identità nazionale, intesa come un dato naturale immodificabile da non alterare, con mescolanze etniche. Ne consegue che il rifiuto di ogni intreccio socioculturale è destinato a generare discriminazione, marginalizzazione ed esclusione dell'altro atteggiamenti che negano quella contaminazione che la storia, come abbiamo visto, ha dimostrato essere inevitabile. Ma noi oggi abbiamo analizzato quali sono stati gli effetti della contaminazione tra cultura europea e culture extraeuropee. Oggi la nostra Costituzione garantisce l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini e quindi anche l'apertura all'altro, perlomeno nelle linee teoriche della nostra carta costituzionale, però il problema attuale sta appunto nel fatto che comunque permane nella cultura, nella civiltà occidentale l'idea di considerare l'altro come inferiore solo perché è diverso. Quindi la tendenza che non è chiaramente un dato fisso, ma è comunque predominante, è quella di considerare la diversità, l'alterità, non come ricchezza nel rispetto della diversità, ma come inferiorità che determina di conseguenza la, la necessità di uniformare l'altro che sbaglia alle idee mie. E questa è un po' una caratteristica tipica sia della civiltà europea dell'età moderna che anche in qualche modo ancora oggi della nostra civiltà contemporanea.